Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, vediamo l'ora 5:22. Tardino. Allora, era da molto che non mi sedevo su questa sedia in questa posizione. Era da molto che avrei detto che avrei fatto questo video e ora cominciamo a farlo. Allora, ovviamente sulla carta igienica, che questa è talmente sottile che ho dovuto prendere quattro fogli. È sottilissima, sembra di non avere. Allora, su questo video intendo parlare degli nominati da me, poi capirete il motivo, atei per moda. Chi sono questi atei per moda? Allora, sono quelle persone le quali, se tu gli chiedi credente o non credente, rispondono non credente. Se poi gli chiedi perché, dicono c'è la scienza, c'è la scienza. Allora, partiamo dal presupposto che scienza e religione coincidono perché la scienza dà i come succedono e avvengono certe cose, la religione dà i perché. Senza unione di come e perché manca un pezzo. Diceva anche Einstein che la religione senza scienza è zoppa, la scienza senza religione è cieca. Quindi se lo diceva Einstein, a voi atei per moda che è tanto cara la scienza. Poi no, non è ancora finito. Ci sono anche quelli che dicono, non che dicono, che seguono una strada. Facciamo un esempio, uno ha un pensiero. L'altro sarebbe il pensiero e la terra è il resto delle persone. Tu con questo aratro scavi la terra e ci rimane un solco che è il tuo pensiero. Quelli che lo seguiranno avranno la strada più facile, perché è più facile seguire un solco già fatto che farne uno nuovo. Praticamente questi atei per moda di solchi non è che ne hanno fatti, ne hanno approfondito uno fino al centro della terra senza pensare. L'idea mia è questa. Immaginatevi le stradine, ce n'è una, l'ateismo per moda, che è profondissima. Poi so per certo, che una persona ha ammesso, io non credo perché la maglietta che porto non l'ha fatta Dio. Io credo che un pesce rosso saprebbe fare esempi e esporre argomentazioni in maniera migliore. No, perché dire che questa maglietta l'ha fatta l'uomo, quindi sono ateo. Qual è un termine poco offensivo? È la testa di cazzo. Ed è quello poco offensivo. Mi sono contenuto. Ok, ora possiamo passare al secondo punto, il perché sbagliano. Sbagliano è semplice, non pensano. Se tu non pensi non sei una persona. Perché se non pensi, vai, non di istinto, perché già l'istinto qualcosa ce l'ha. Sei un robot. Tranquillo, fai qualcosa, no? Fai solo quello. E qual è poi la cosa che soprattutto mi dà un fastidio che vorrei impalarli con i chiodi dei martiri da 15 centimetri nella testa? Sia al muro col cartellino scrivendoci quello che ha fatto. E praticamente quella cosa mi dà fastidio, ma tanto fastidio. È possibile che mi alteri, è possibile che mi alteri perché mi dà fastidio. Scusate l'illuminazione, ma il lampadario ha una lampadina su 6, non ricordo, il sole non è ancora sorto. Ma questa cosa mi dà tremendamente fastidio. E quando queste persone bestemmiano. Allora, analizzando le bestemmie, meglio, chi bestemmia a religione, abbiamo, sai, formuliamola in maniera diretta, analizzando chi bestemmia religione, il nostro insegnante, professore, ci ha insegnato che se una persona è atea, e di conseguenza non crede, per quale ragione bestemmia una cosa in cui lui non crede?
il ragionamento fila, no? Tu non credi in una cosa, lascia stare. Anche tu rispetta chi credi in quella cosa. No, no, continuano. Continuano incessantemente. Io non credo, sono coperto, cioè tanto non cosa vuoi che mi succeda. Facciamo un esempio, anche qua. Non me ne vogliono i parenti morti, però l'esempio che mi è venuto in mente è questo. Mettiamo caso che queste persone hanno dei parenti morti, la madre, il padre, i fratelli, figli anche. Mettiamo che una persona vada a sputare sulla loro tomba e ci balli sopra, allegramente, all'amicizia. Come si sentirebbero quelle persone a vedere la tomba di un parente caro così tanto insultata? Ora, riportate l'esempio a loro che bestemmiano con un credente. Ci siamo? Siamo capiti? Poi l'altro motivo per cui sbagliano, perché non pensano, l'ho già detto, sì, è anche perché non si fa una giusta idea. Per esempio, so di uno che, no, io ho fatto fino alla cresima, dopo la cresima sono diventato ateo. Perché subito dopo? Vuoi pensarci 3 giorni e 3 notti che sei lì, ti scervellici? Io credo perché, io non credo perché. C'è una figura di un altro importante, penso ancora vivo, ma non mi ricordo chi, italiano, che praticamente era affascinato dalla figura di Gesù Cristo, da quello che ha fatto, le sue preghiere, però non riusciva a credere. È ateo, però almeno lui ci pensa cosa dovreste fare voi. E soprattutto l'Associazione Nazionale di Atei Agnostici, era solo quello italiano, non mi ricordo, Atei e Agnostici, ha proposto di leggere la Bibbia nelle scuole. Atei e Agnostici. La Bibbia nelle scuole. E un pensierino del perché ce lo farei. No? Ma tanto, loro non credono, scrivono tutto. L'ultimo punto sarebbe come si dovrebbe riflettere, lo sto un pochino spiegando. Come si dovrebbe riflettere? Appunto, 3 giorni si nasce in una stanza di 2 metri cubi, ovvero 1 metro per 1 metro per 2, non c'è lo spazio per sedersi. In caso uno voglia pensare da seduto, se no si sta in piedi lì, senza finestre. E se lì si riflette sul perché credo, perché non credo, sono credente, non sono credente, cosa pensano gli altri riguardo a questo argomento, ci si... Penso che qualsiasi persona che abbia un minimo di logica, io penso, sto usando in maniera abominevole di questa parola, abominevolmente mi veniva, io penso che una qualsiasi persona, quando si siede in una stanza a riflettere, un minimo, ma riflettere per bene, non dire la maglietta fatta dall'uomo, riflettere per bene, penso che una persona ci arrivi alle cose giuste, o è proprio con un neurone che fa tutto, vive la testa, lavora, oppure in coma, anche quelli in coma non è che hanno... Beh, forse se sognano fanno dei sogni più sensati dei loro ragionamenti. Detto questo, direi che come primo video possa bastare, perché l'argomento è molto vasto. Spero si sia sentito tutto, perché delle volte parlavo piano e mi sono contenuto, perché pensavo di urlare i peggio insulti, ma non è andata così. Fortunatamente, che sentire volgarità nei video, alcuni lo fanno per far ridere, a me veramente fa pena che se fai così non sei capace a far ridere. Se ci sta, ci sta, se non ci sta non la dici. E direi basta. Mettete mi piace se siete d'accordo con me, lasciatemi nei commenti di YouTube cosa pensate anche voi. Tanto siamo lì all'amicizia, ci conosciamo un po' tutti, parliamo fra di noi. Tra di noi, non perché tra sono 2 persone, quindi fra di noi. Ci scambiamo lì le nostre idee. Se volete che altri lo vedano, condividetelo su Facebook, Twitter, secondo me non ce l'ha nessuno Twitter, ma vabbè.
famosi social network. E detto questo mi alzo, tanto che ormai il video è finito. Siamo a 10 minuti, pensavo di aver registrato di più. Vabbè, con l'immagine della sedia e si vede poco, lo so. Non gli posso fare niente, solo in c'è. Vabbè, quello che dovete fare ve l'ho detto, arrivederci.